Alessandro Basciano contro Sophie Codevoni. Cos'è accaduto tra i due ex? La guerra non è finita. Volano ancora piatti tra Alessandro Basciano e Sophie Codevoni. E, sempre più alta la tensione tra i due ex GFini, come rivelato dall'esperto di gossip Biagio Danelli, che è intervenuto nella trasmissione radiofonica Tuchesando, ha aggiornato sulla situazione sentimentale dei due, che ormai sono andati in direzione di una nuova rottura. Vedo tante persone che stanno parlando di Sophie e Hale. Li conosco, abbiamo condiviso un percorso. L'unica cosa che posso dire, Alessandro è andato a Ibiza in discoteca a lavorare come DJ. Non c'è nessuna ragazza fissa. Sono 36 ragazze nel locale che hanno fatto solo un selfie con lui. È andato da solo a Ibiza. Alessandro l'ho visto una settimana fa. E ti do un'altra notizia e poi chiudo. Lui era con me, aveva il silenzioso al telefono. Ho visto 8 chiamate di Sophie. Gli dicevo di rispondere. Ha risposto: no, sono troppo arrabbiato. Lei ha sbagliato. Di recente, la Codevoni era stata avvistata in compagnia dell'attore Aaron Piper, che però pare essersi rapidamente allontanato dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ora sarebbe dunque single. Sophie Codevoni era in cerca di una nuova casa, pare l'abbia trovata. Ed infatti nel giro di un paio di settimane ha cambiato casa, taglio di capelli e fidanzato. Questa è la quarta casa in un anno, saranno contenti i traslocatori. Basciano è andato ad Ibiza, quindi rottura definitiva, ma Aaron Piper ha preso altre vie.